È una vera e propria rivoluzione per il sistema di illuminazione pubblica a Siracusa. Tre le parole chiave: risparmio energetico e non solo, sicurezza, efficienza. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto, un'altra piccola grande rivoluzione. Salutiamo e ringraziamo i precedenti gestori della pubblica illuminazione che hanno gestito per circa 20 anni la pubblica illuminazione nella nostra città. Adesso il Comune di Siracusa ha potuto, anche perché la legge ovviamente lo prevede, aderire a una convenzione Consip e scegliere un nuovo gestore che si chiama Enel X, grazie al quale avvieremo il cosiddetto relamping, ovvero il rinnovamento di tutto il sistema della pubblica illuminazione, con il passaggio dalle luci a incandescenza alle luci a LED, con un risparmio in energia consumata di circa il 60%. Voi capite, in un momento come questo è una cosa assolutamente indispensabile per la nostra città. Questo passaggio riguarderà quindi sia i corpi illuminanti che i cavi, che i sistemi e i quadri in generale, che i pali quando saranno da rinnovare pali. C'è anche la installazione di nuovi 1000 corpi illuminanti. Ovviamente proveremo a servire quelle zone che in questi 19 anni sono rimaste senza illuminazione. Stiamo facendo una mappatura per verificare dove e come fare questo intervento, ma è un intervento comprensivo di tutta la rimessa a nuovo del sistema di pubblica illuminazione a Siracusa, che durerà circa 18 mesi. Giusto per dare risposta alle tante segnalazioni di questo periodo di settembre, perché ricordiamo che dal 1 settembre c'è questo nuovo ente, no, che gestisce il servizio di illuminazione pubblica a Siracusa. Luci accese di giorno, luci spente di notte, è stato detto, è un periodo di transizione. Sì, lo voglio ribadire, l'ho detto in realtà mille volte. Stiamo avviando un passaggio da un tipo di illuminazione a un altro tipo di illuminazione, da un'azienda a un altro. Questo ovviamente determina e necessita che ci sia un periodo di transizione in cui spesso si verificheranno delle interruzioni temporali di energia elettrica, oppure in cui i cittadini, che ringrazio comunque delle segnalazioni, vedranno le luci accese di giorno. Quando si interviene sugli impianti di illuminazione per una manutenzione, per un controllo, per verificare la struttura dell'impianto, le luci devono stare accese. Quindi non è che noi vogliamo consumare energia elettrica, ma quando si interviene sugli impianti di pubblica illuminazione di giorno, le luci devono stare accese. Un nuovo gestore che consentirà, visto che ci sarà un'app apposita, di intervenire in maniera veloce alle segnalazioni dei cittadini, che avverranno sempre tramite l'app, sarà possibile farle tramite l'app. Esatto, una delle caratteristiche di questo contratto è quella di portare molta innovazione tecnologica. Noi le facciamo su due fronti: sul fronte dell'hardware, diciamo così, dove interveniamo sull'efficientamento energetico, spingendo molto questo efficientamento fino ad arrivare a un 60% complessivo, che sono numeri in questa fase abbastanza significativi. Il secondo aspetto è l'intervento sulla parte software. Software vuol dire utilizzando le tecnologie che in qualche modo oggi vengono a disposizione di tutti, anche attraverso l'uso dei cellulari, quindi un'applicazione che permette di monitorare e segnalare gli eventuali disservizi che inevitabilmente in una gestione di 9 anni ci potranno essere. Questo è a disposizione di tutti, dell'amministrazione che in qualche modo controlla il complessivo che succede all'interno della città, ma del singolo cittadino che di volta in volta trova magari un disservizio che in quel momento si sta verificando, può segnalarlo tramite l'app e noi lo riceviamo immediatamente, quindi possiamo intervenire più tempestivamente per sanarlo, per aggiustarlo. Ecco, queste sono due caratteristiche secondo me abbastanza importanti che rendono questo contratto sicuramente soddisfacente per noi, ma pensiamo anche per il Comune e per tutti i cittadini che avranno un servizio più funzionante.